classi, è stato bello perché loro ci hanno riconosciuto, ci riconoscevano e hanno spiegato loro a noi il donacibo, cioè noi gli abbiamo un po' fatto delle domande e loro sono stati molto più protagonisti dell'anno scorso. Allora, io il donacibo l'ho presentato soprattutto in scuole di ristorazione e alberghiere ed è stato molto bello parlare di povertà alimentare, di spreco e di condivisione a ragazzi che queste cose poi le dovranno fare per tutta la vita e per mestiere. È stata proprio una bella esperienza. Io sono stata a presentare il donacibo anche in una scuola materna e quindi da bambini dai 3 anni ai 5 anni ed è stato bellissimo perché loro erano molto entusiasti di quello che stava succedendo e è proprio vero che la possibilità di donare qualcosa a qualcuno, di fare del bene a qualcuno, vale per tutti, da 3 anni a fin su, fino ai 100 e più. L'arrivo dei vari furgoni, sempre con dei volontari, pesavamo gli alimenti, gli scatoloni che arrivavano dalle scuole, però insomma era bello vedere questa partecipazione. Il clima era decisamente movimentato e caotico. C'erano pacchi dappertutto, non sapevamo dove metterli. Una bella confusione. Quest'anno siamo rimasti molto colpiti da un po' di persone che hanno detto di sì alle presentazioni nelle scuole del donacibo e che erano molto preoccupati all'inizio di cosa dire e che alla fine sono stati molto contenti di averlo fatto. Risultato del donacibo 2016, 4.300 kg di generi alimentari. Più di una tonnellata tra legumi e pelati. 4 quintali di latte e biscotti per la prima colazione. 110 kg di omogeneizzati e prodotti per l'infanzia. Più di 100 litri di olio tra olio di semi e olio di oliva. E ben 830 kg di pasta. Grazie ragazzi per quello che ci avete donato, grazie mille. Grazie da tutti noi del magazzino. Grazie mille. Grazie ragazzi, è stato proprio bello venire da voi a presentare il donacibo nelle scuole. Grazie ragazzi, ci vediamo l'anno prossimo, vi aspettiamo. Grazie ragazzi, a nome dell'associazione La Formica.